Quante volte vi sarà capitato di soffermarvi dinanzi ad una grande edicola cittadina e di notare tutte quelle vistosissime targhe pubblicitarie? Poche volte però avrete veduto la caratteristica testata del vostro giornale, l'Unità. Eh sì, purtroppo la pubblicità costa molto ed in Italia se la possono permettere solo i giornali cosiddetti indipendenti che sono sostenuti dai grossi capitalisti. Essi tentano di imporsi all'opinione pubblica. Pubblicità, targhe luminose e tanti strilloni. Ecco su cosa conta il giornale indipendente per non far diminuire la propria vendita. E tu, povero strillone, sei proprio sicuro della notizia che ti fanno strillare? È duro il tuo mestiere, specie d'estate, quando fa molto caldo e devi battere le strade assolate. Ma meno male che viene anche il momento del riposo e tu puoi leggere finalmente la verità nel tuo giornale. L'Unità non può contare sui larghi mezzi di cui dispone la stampa borghese, ma conta sulla fiducia di centinaia di migliaia di affezionati lettori che ne hanno fatto il giornale più diffuso d'Italia. 4 edizioni, 30 diverse cronache cittadine e provinciali. La sua tiratura, che già nei giorni feriali è la più forte d'Italia, si raddoppia e si triplica nei giorni festivi. E tutto questo sempre alla pubblicità della stampa borghese, ma grazie allo slancio, all'attaccamento e alla capacità dei suoi più affezionati amici, gli amici dell'Unità. Guardateli qui. Con un mucchio di giornali sotto il braccio, portano per tutte le strade una nota di allegria e di vivacità, quando la domenica mattina, pieni di slancio, escono a frotte dalle sezioni comuniste e si sparpagliano per tutti i quartieri. A Firenze gli amici dell'Unità sono molto attivi. Scendono per le strade di buon mattino quando la gente che esce la domenica non ha ancora acquistato il giornale e cominciano lo strillonaggio. I dirigenti del Partito Comunista sono spesso alla testa dei gruppi di amici. Oh, guarda, c'è anche il compagno Mazzoni, segretario della federazione. E questa amica vorrà vendere l'Unità addirittura al Perseo di Cellini? No, questo sarebbe troppo. A Torino uno dei più bravi è niente meno un senatore, Negarville. Egli segue un sistema scientifico, strilla i titoli più importanti, dall'inchiesta sul bandito Giuliano al fattaccio di Cronaca Nera. Guardatelo quando s'addentra un po' nei cortili e va a vendere il giornale di casa in casa, e il suo gruppo fa affari d'oro. Ed eccoci a Milano, si strilla dovunque, in periferia e al centro. Naturalmente anche all'ombra del Duomo. Siamo volati a Roma giusto in tempo per vedere questi amici e ritardatari. Sono usciti un po' tardi, ma non si scoraggiano e scelgono un passaggio obbligato. Ponte Sant'Angelo, dove sarà più facile vendere il giornale a tutti. Chi sono dunque questi amici dell'Unità? Si domanda spesso qualche passante incuriosito che tuttavia non può fare a meno di acquistare una copia del giornale. Sono, come avrete visto, operai e intellettuali, studenti e impiegati, giovani e anziani, uomini e donne. Sono sempre in azione da Venezia a Napoli, da Palermo a Bologna. Ci sono tanti modi di vendere il giornale, ma questo non va. Ehi, compagni, dividetevi. Se resterete sempre in gruppo, perderete tempo ed energie. Guardate questi invece, che vanno isolati o tutt'al più accoppiati. Guardate questo. E quest'altra. E questi altri ancora che seguono il criterio di entrare nei portoni, nelle case, nei cortili.
A Sora Rosa, la volete l'unità? Ed ora ammirate un gruppo di amici che fa le cose in grande, seguendo tutti i principi della strategia e della tattica. Eccoli qua, sferrano un attacco su tutto il fronte. Obiettivo? La conquista di un mercato, cioè lo strigonaggio in un luogo molto affollato. Si insinuano fra le bancarelle, strillano, sventolano le loro copie e passano ad offrirle da una massaia all'altra senza perdere un secondo. In poco tempo, tutto venduto. Questa è l'unità. Questi sono gli amici dell'unità. Da molti anni il mese della stampa comunista è una tradizione cara a tutti i compagni, a tutti i lavoratori. 300 milioni, ecco l'obiettivo per questo anno. Partecipate tutti alla grande sottoscrizione dei 300 milioni. Una giornata di lavoro, un'ora di lavoro, un piccolo sacrificio finanziario, ecco ciò che vi chiede l'unità.